Per il quarto anno consecutivo Coop Liguria incentiva la partecipazione dei soci alle assemblee di bilancio attraverso la solidarietà con la formula Un voto, un pasto. Grazie ai voti espressi dai soci saranno infatti donati complessivamente 14.000 pasti, pari a 70.000 euro, di cui 34.200 a Genova. Quarto anno di questa iniziativa di solidarietà importante per Coop Liguria. Sì, le iniziative di solidarietà sono importanti per Coop Liguria. Il nostro motto è appunto quello di fare azioni per la società. È la nostra linea conduttrice che ci ha guidato per tutti questi anni e che abbiamo esplicitato negli ultimi due. Da 4 anni abbiamo messo in campo questa iniziativa particolare che è la partecipazione dei nostri soci che partecipano alla vita assembleare della cooperativa, quindi una vita importante che si va a sostanziare in una partecipazione delle persone, e l'abbiamo tradotto in un'attività di aiuto e di sostegno a tutte quelle associazioni sul territorio ligure che operano concretamente per aiutare le persone che più ne hanno bisogno. Le associazioni beneficiarie sono tutte organizzazioni che si prendono cura delle famiglie più fragili. Abbiamo tradotto sostanzialmente la possibilità di dare ai nostri soci di versare e di contribuire attraverso il contributo fattivo della cooperativa per raccogliere durante le assemblee, con un tot per ogni socio, un quantitativo di denaro che poi venisse riversato su queste associazioni. Coop Liguria ha ideato la formula Un voto, un pasto nel 2020 e da allora la partecipazione dei soci alle assemblee è costantemente cresciuta. Perché l'iniziativa è piaciuta ai soci e siamo arrivati nel complesso a superare i 200.000 euro di donazioni e solo quest'anno ne faremo 70.000. Quindi una partecipazione di quasi 14.000 persone alla vita della cooperativa tramite appunto la loro espressione, la loro manifestazione di adesione a quello che è stato il raggiungimento degli obiettivi aziendali e quindi del conseguimento dell'oggetto sociale. Una donazione è un segno, diciamo, tangibile, importante e concreto anche per voi? Sicuramente, noi collaboriamo con Coop Liguria nel recupero delle eccedenze alimentari, in particolar modo Coop attiva un progetto con la rete che copre il 100%, la totalità dei punti vendita di Genova. Genova è una città che comunque sia spreca ancora molto cibo, valutiamo che siano circa 10.000 le tonnellate di cibo edibile che affluiscono nelle nostre discariche, è un dato veramente pazzesco, un valore economico, sociale, ambientale incalcolabile. Ecco, il nostro sforzo è quello di, oltre ad attivare percorsi di recupero eccedenza alimentare nei punti vendita, oltre ad attivare quelle forme di responsabilità sociale di impresa, o meglio di cittadinanza attiva, che sono le collette alimentari, le spese sospese che portano comunque beni nei nostri servizi di distribuzione, che ricordiamo coprono circa 29.000 nuclei nella nostra città dalla nostra ultima mappatura che abbiamo fatto pre-Covid. Ecco, oltre a questo comunque devolve anche, come dire, una quota di valore in buoni acquisto che noi possiamo utilizzare per quegli articoli che non si riescono a trovare in nessun modo, né con le eccedenze né le spese sospese, perché sono rari, difficili da gestire e soprattutto costosi. Perché è importante questa iniziativa? Perché ci permette appunto di fare un'azione in più rispetto a quelle che già facciamo sul territorio, oltre a azioni normali che facciamo di convenienza verso tutti i soci consumatori, ma di rivolgerci anche in maniera solidale verso le persone che in questo momento hanno più bisogno, le persone che non ce la fanno a fare la spesa durante la settimana e che quindi vanno e chiedono aiuto a tutte queste associazioni che in maniera veramente meritoria danno un contributo fattivo proprio volto a lenire questa situazione di difficoltà.